Signori, buongiorno. Benvenuti a tutti. Abbiamo procrastinato un momento l'inizio, però un po' perché abbiamo visto che eravate molto interessati nell'osservare quanto propone la mostra, ma anche perché stiamo aspettando i rappresentanti dell'Associazione degli Schiavi di Hitler che hanno voluto appunto la mostra. Iniziamo però, che un po' stringe, non vogliamo trattenere più di tanto, ma mi fa molto piacere che tante persone siano intervenute perché è un momento importante. Parliamo di storia. C'è una storia con S maiuscola, che è quella che fanno gli studiosi, che è quella che leggiamo nei libri, che si basa sulla documentazione. Però sappiamo bene quanto la documentazione possa essere a volte lacunosa, non leggibile. Ne abbiamo una dimostrazione in questi giorni con quanto si sta dicendo, quanto raccontano i giornali, per esempio, la vicenda di Russia. Quindi la documentazione non sempre completa. E poi la storia, non voglio aprire qui un dibattito sull'attendibilità e sull'imparzialità della storia, però comunque possiamo condividere che è sempre condizionata da fattori economici, sociali, politici, dall'ideologia di chi scrive. Quindi c'è una storia ufficiale, diciamo, che ha una sua connotazione. E poi c'è però la storia delle persone che hanno vissuto gli eventi e che hanno lasciato delle tracce. E di questa storia dei crimini, che patisce una lunga assenza, una lunga dimenticanza, perché pur essendo tutti consapevoli, almeno a livello di quel che era avvenuto, non se ne è mai parlato, fino, posso dire, a 2-3 anni fa, qualche volta negli anni 90, ma poco, diciamo che al lettore dei quotidiani normale che non si interessa di storia, l'evento dei Crimini, questa realtà dei Crimini, non era conosciuta. Ultimamente, non solo a Saronno, ma sembra quasi che certe cose si diffondano nell'aria, ma in tutta l'Italia questa vicenda dei Crimini sta vedendo studi, ricerche, testimonianze. E a Saronno io devo veramente ringraziare tutto il comitato, Ernesto Manfi, che qui con me, ma non solo lui, tutti gli altri che hanno partecipato a questa ricerca, che si sono attivati sullo spunto di una vicenda personale, il padre di Ernesto, che è stato coordinatore, abbiamo cominciato così, Ernesto. E sono partiti da lì e non si sono fermati affatto alla vicenda personale, ma hanno allargato il campo dell'interesse su questi fatti e hanno raccolto nomi, testimonianze, hanno preso contatto con realtà come questa degli schiavi Hitler che si occupano della vicenda, supportati dall'amministrazione, ma anche con tanto lavoro personale, e siamo arrivati a questa esposizione, non a caso, con la posa ieri della data, l'8 settembre, data che non possiamo non ricordare, e con questa mostra che ci racconta sia la realtà dei crimini, ci fa vedere, ci fa conoscere, ed è la storia piccola questa che dicevo, ma quella storia che ognuno di noi può raccontare delle sue vicende e che si affianca, dovrebbe affiancarsi e completare la storia ufficiale. Ecco, io vorrei che Ernesto ci raccontasse un po' questo, la vicenda, insomma, il percorso che ha fatto, e poi magari anche se arriveranno i nostri ospiti ci entreranno un po' nei particolari della mostra. Beh, io si prende quello. Sì, è vero. Grazie alle parole di Laura Succia. Allora, 8 settembre è stato ieri, però l'8 settembre del 43 è l'inizio di una vicenda, è una data dalla quale parte, si creano le condizioni perché tutta la tragedia, il dramma degli Crimini venga progressivamente a sviluppare. E quindi l'idea nostra di dedicare il mese di settembre ad un approfondimento della storia degli Crimini
vuole essere proprio sintomatica di quanto l'8 settembre è una data significativa, ma il prolungarsi della sofferenza e del dramma degli IMI è durato per i 2 anni successivi e poi è durato per tutta la vita per queste persone, perché si sono riportati a casa, chi è tornato, le conseguenze di quell'esperienza, sia a livello personale sia nel loro rapporto con la società, la vita sociale nel nostro paese, il loro identificarsi o meno con la nostra, il nostro mondo. Quindi per noi questo mese di settembre è un mese dedicato alla storia degli IMI, ma è dedicato ad un approfondimento, dello studio e della lettura di questa vicenda. Per questo abbiamo pensato intanto a un simbolo che rimane perenne, che è quello della targa che è stata posta dall'amministrazione comunale ieri con una cerimonia significativa davanti al municipio. Questo rimane, diciamo così, un ricordo indelebile. La mostra, che si protrae fino al 21 di settembre, che dà la moda alle scuole e ai cittadini di venire e approfondire attraverso questo percorso la vicenda degli IMI, per concludersi il 30 di settembre con una giornata di convegno dove, dopo aver contestualizzato la crisi italiana dell'8 settembre, avremo proprio modo di riflettere sul perché e come è stato vissuto, narrato o non narrato la storia degli IMI in questo momento. Quindi per noi queste 3 proposte sono 3 proposte che vogliono ricordare, ma non solo ricordare, ma anche ragionare, studiare, uno stimolo per approfondire le ragioni e le vicende degli IMI. Io mi fermerei qui e lascerei la parola. A questo punto, in attesa che sempre speriamo che vengano i nostri ospiti, io credo di avere qui una persona che può fornire una testimonianza. La signora Rossini vuole... Così sentiamo dalla sua voce un racconto che ci fa entrare un po' dentro anche un po' emotivo, magari dentro questa vicenda. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Martina Rossini e sono la nipote di Pompeo Vanzulli. Pompeo Vanzulli è nato il 2 settembre 1921 a Genova e nel 1941 è stato chiamato agli armi. Ha partecipato alla campagna di Grecia-Albania e successivamente, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, è stato deportato in Germania, inizialmente nel campo di lavoro di Kaiserlauter e successivamente nel campo di prigionia di Mannheim. Sono molto contenta che mio nonno mi abbia raccontato la sua esperienza e lui me la raccontava non tanto facendo trapelare la sofferenza e anche un po' sentimenti come odio e rancore per quel periodo e quelle persone che volontariamente o volontariamente l'hanno fatto soffrire, ma lui me l'ha sempre raccontata come una storia, come qualsiasi uomo può raccontare una storia alla propria nipote. E uno degli episodi che amava raccontare era il suo ritorno a Genzano. Lui mi raccontò che ogni cittadina aveva mandato in Germania dei camion per recuperare i propri soldati e Gerenzano mandò appunto dei camion a recuperare il battaglione di mio nonno. E mio nonno mi disse che questo camion era alimentato a nafta e lui si trovava in cima al camion e durante il viaggio si sporcò tutto di nero, quindi quando il camion entrò a Gerenzano la popolazione che si era radunata per acclamare i propri soldati tornati in patria
vide che in questo camion c'era una persona scura, e quindi in dialetto tutti dicevano va va, che suo anche un negar. E questo per dire che lui mi ha sempre raccontato questa esperienza in maniera molto, molto giocosa quasi, però io so benissimo che quel periodo per lui non è stato per nulla semplice, anche perché pensiamo che lui aveva solo 20 anni e a 20 anni un ragazzo d'oggi sicuramente non può nemmeno immaginare cosa può essere prigioniero per 23 anni in un campo di prigionia dove comunque faceva un lavoro anche molto pesante perché lavorava in fonderia. Penso che gli IMI, così chiamati, siano stati dimenticati per molti anni ed è giusto ricordarli e trasferire ai propri nipoti, figli, questi racconti, queste testimonianze, perché oltre ad aver sofferto durante la guerra, una volta ritornati in patria si sono dovuti rimboccare le maniche e sono coloro che hanno contribuito alla ricostruzione del nostro paese. Quindi possiamo dire che nel loro piccolo sono degli eroi e compio per me il primo eroe. Molte persone quando tornano da una situazione traumatica non amano parlarne e quindi molto spesso gli, come anche reduci del campo di concentramento, sappiamo tutto questo, non amavano raccontare, sono vissuti nel silenzio su queste vicende, anzi qualcuno addirittura quando si toccava l'argomento cercava di tacitarlo perché non voleva parlarne. Fino a quando non si rielabora un'esperienza negativa, questa esperienza non può diventare patrimonio. Sappiamo bene che ogni vicenda che ci avviene ci fa crescere se noi la appunto elaboriamo, la viviamo e la accettiamo. E questo vivere, partecipare agli altri delle proprie esperienze, soprattutto questo ricordare da parte nostra, studiare, conoscere, e condividerle con tutte le persone. Questo ci permette di fare un passo avanti, cosa che in Germania, devo dire, è avvenuta forse più che in Italia, adesso mi riferisco all'Olocausto, non tanto alla vicenda dei Dini, con una rielaborazione davvero a livello globale. Forse noi ancora su tante vicende come questa non abbiamo preferito stendere un velo, quindi benvenga il portare alla luce queste idee. Abbiamo Ernesto, presenti tu, il nostro ospite. Scusate, tanto dettaglio, guardi, sono tre quanti, posso ripresentare. Che ne che sta roba piccola. Ma sa quanta gente, perché a un certo punto col navigatore ci ha mandato anche fuori, quanta gente poi mi ha chiesto di Villa Gianetti, non sapeva che adesso si arriva. Ringraziamo i responsabili dell'Associazione Centro Studi degli Schiavi di Cernobbio anche per la propria campata per trovarci stamattina. Devo dire che con loro la collaborazione è nata 2 anni fa, quando noi come piccolo gruppo di familiari abbiamo incominciato a cercare di capire qualcosa di tutta questa vicenda. Loro da oltre 20 anni, correggetemi se sbaglio, lavorano su questo tema, sono un riferimento a livello nazionale per gli studi e per quanto prodotto in termini di iniziative, documentazione, video, interviste e quant'altro che sono reperibili sul loro sito. Ci hanno aiutato anche segnalandoci all'inizio una selezione di nominativi che risultavano dalle loro ricerche di IMI saronesi che erano anche morti nei campi. Quindi la collaborazione con loro va oltre al fatto che oggi ci abbiano reso disponibile questa
Grazie. Lascio loro a lui la parola perché dalla sua parola volevo lasciare un attimo respirare per dare la parola a lui perché è già pronto per parlare. Grazie, siamo contenti di essere a Salone in questa sede prestigiosa. La mostra girato perché questa è l'edizione del 2004, poi abbiamo fatto un'altra nel 2014 e qua non ci sarebbe stata, tanto che l'avevamo proposto perché è grande il doppio come pannelli. La seconda edizione abbiamo inaugurato la Biblioteca del Senato nel 2014 appunto, e che è come risultato un po' di questo lavoro di ricerca che, come diceva il signor Banfi, siamo ormai da 99 che abbiamo cominciato a lavorare su questa questione. Abbiamo cominciato a lavorarci perché dentro l'Istituto di Storia Contemporanea, di cui io ero direttore, il presidente si chiamava Ricciotti Lazzaro, era uno storico giornalista, un giornalista e storico, una certa fama, che aveva pubblicato a fine degli anni 90, nel corso degli anni 90, una ricerca con Mondadori che si intitolava appunto gli scali di vita. Lui era uno dei pochi storici italiani che conosce il tedesco, di uno dei grandi handicap della ricerca storica italiana sulla seconda guerra mondiale, il fatto che pochi storici di vita conoscono il tedesco. Lui l'argomento se l'era studiato in Germania, girando appunto gli archivi e tirando fuori i documenti nominativi e realizzando una pubblicazione che ha avuto la sua fortuna e che soprattutto ha avuto il merito di mettere al centro dell'attenzione del dibattito storiografico questa vicenda che riguardava 700.000 almeno cittadini italiani deportati e costretti al lavoro forzato, di cui in qualche modo si era parlato poco, si sapeva poco. Come sapete, l'argomento della storia contemporanea non è particolarmente frequentata nemmeno nelle scuole, ancora nei miei tempi si veniva alla prima guerra mondiale, anche adesso ho idea che non si va molto oltre. E si evita anche accuratamente in certi casi tutto il periodo fascista. Beh, Ricciotti aveva messo i piedi nel piatto, nel senso che questa questione comunque, se non altro, risuonava più che nella storia comune, nella storia che tutti conoscono, risuonava comunque nella storie familiari non poche, perché 700.000 persone vuol dire 700.000 famiglie, vuol dire perlomeno milioni di italiani comunque coinvolti attraverso i legami familiari con gente che era stata deportata. E questo anche nel silenzio del giorno della memoria. Il giorno della memoria, se io chiedo in giro cos'è il giorno della memoria? Il giorno della memoria è il giorno della Shoah, no? Sulla legge non c'è scritto che solo il giorno della Shoah, è il giorno anche di corte degli italiani che furono deportati in Germania e degli italiani che favorirono la salvezza di ebrei e perseguitati dal fascismo. Per dire che comunque l'argomento sfugge bisogna continuamente in qualche modo richiamarlo. Comunque, alla fine del secolo praticamente successe che sia prima l'avvertenza internazionale, sia prima l'avvertenza internazionale aperta dalle comunità ebraiche americane che denunciavano la Germania per dei debiti non pagati, fondamentalmente per il lavoro forzato a cui erano stati costretti, non tanto per la deportazione, ma proprio per il lavoro forzato, mettendo sotto accusa le stesse principali industrie tedesche. Durante la guerra la Germania si era completamente militarizzata, aveva rivolto tutte le sue energie al riarmo e alla guerra, tutte le fabbriche producevano per il Reich, producevano armamenti o segnali, e sfruttarono circa tra gli 8 e gli 11 milioni di lavoratori schiavi presi in tutta Europa. Gli italiani furono gli ultimi ad essere
a finire praticamente in Germania, perché la loro deportazione inizia col settembre 1943. Furono l'ultima grande ondata di forza lavoro che i tedeschi riuscirono ad assicurarsi. E quindi, come dire, in quell'epoca, a fine secolo, le grandi potenze, fondamentalmente gli Stati Uniti, fece un accordo con la Germania e con le organizzazioni ebraiche, perché le organizzazioni ebraiche sollevarono dei processi, misero sotto accusa le ditte tedesche, i tribunali tedeschi decisero che sì, erano legittime queste cause, soltanto che sarebbero state cause milionarie. Per cui si decise di arrivare a una legge di risarcimento del lavoro forzato, una legge tedesca di risarcimento del lavoro forzato che metteva assieme una discreta somma, diciamo una mezza finanziaria italiana dal punto di vista del rapporto economico. E quindi qui entriamo in gioco, perché nel momento in cui c'era una legge che risarciva il lavoro forzato, pensavo che anche gli italiani avessero tutti i diritti di essere risarciti, come ci segnalavano gli stessi storici tedeschi. Gli stessi storici tedeschi segnalavano il numero degli italiani e le condizioni, soprattutto, in cui gli italiani furono costretti in Germania. In Germania le condizioni di vita, di trattamento, dipendevano da quella che era la scala gerarchica, razziale, politica imposta dai nazisti. Gli italiani, che erano i traditori, erano agli ultimi gradini di questa scala, quindi il loro trattamento fu conseguente. Sotto gli ebrei, che avevano un trattamento certamente peggiore, appena sopra i militari russi, che non godevano di nessuna convenzione e che morirono come mosche, soprattutto nei primi inverni, e poi appena sopra gli italiani. Gli italiani trattati non come prigionieri di guerra, ma come internati militari, quindi una sigla appiccicata a loro dal regime per poterli sfruttare, per poterli utilizzare a mano libera, e la loro utilizzazione fu assolutamente arbitraria nel senso che dipendeva un attimo da dove venivano. C'era il lager in cui erano trattati meglio, dall'altro, questo dipendeva dai responsabili. C'era la fabbrica dove si era meglio, dove si poteva mangiare qualcosa di più, e c'erano le fabbriche dove bisognava stare a banchetta tutto il giorno. Stare a banchetta voleva dire essere sottoposti a violenze, minacce e quant'altro. Soprattutto il primo inverno fu assolutamente terribile per gli internati militari italiani. Fu terribile perché comunque erano stati catturati in settembre, avevano addosso ancora gli abiti estivi, e soprattutto i lager erano i vecchi lager della Wehrmacht, erano i lager che avevano ospitato anche i prigionieri della prima guerra italiana e della prima guerra mondiale. Abbiamo storie di militari che era la seconda volta che finivano nel lager, che erano anziani militari che erano già stati prigionieri la prima volta. I nomi erano gli stessi e i campi erano gli stessi, con tutte le conseguenze che possiamo tirare da questo discorso, quindi campi fatiscenti, baracche appena sufficienti a contenere le persone, questi letti a castello, con poca paglia e soprattutto poco cibo. Poco cibo anche perché i tedeschi decisero comunque che in quel primo terribile inverno gli italiani sarebbero stati nutriti percentualmente a quella che era la loro capacità lavorativa. Siccome gli italiani poi notoriamente vengono considerati dei lavoratori, quindi erano assolutamente sotto pressione, ma soprattutto chiaramente in quelle condizioni psicofisiche in cui si trovavano non avrebbero potuto certo rendere al meglio, e quindi subirono delle ulteriori decurtazioni delle risorse alimentari. Questo provocò la maggior parte dei numeri. Voglio ricordare che in Germania non solo, perché poi si parliamo anche di Polonia, parliamo anche di Austria, naturalmente, morirono, si valuta, perché qua sempre i numeri sono sempre una scommessa, si valuta, comunque gli stessi storici tedeschi lo riconoscono, almeno un 50.000 morti.
50.000 morti di fame, di violenze, di bombardamenti, perché naturalmente gli alleati bombardavano la Germania, non risparmiavano, bombardavano le fabbriche dove si lavoravano anche i militari italiani, che in alcuni casi non potevano nemmeno accedere ai rifugi, oppure avevano dei rifugi di fortuna nei cortili, eccetera, e si affidavano veramente la buona sorte alla fede. La fede fu una delle cose che tenne in vita tanti per chi ne aveva a cuore. Perché poi c'era qualche cappellano, perché era prigioniero pure lui che girava i campi, quindi portava un minimo di assistenza, e poi quel poco che era consentito scrivere, tenendo conto che metà degli italiani, cioè tutti quelli che erano nel sud Italia, non potevano mandare lettere perché comunque c'era un fronte che impediva il passaggio della corrispondenza. Questa è una situazione quindi assolutamente, assolutamente difficile. Le fabbriche si chiamavano Volkswagen, si chiamavano AEG, si chiamavano Messing, si chiamavano IG Farm, si chiamavano Audi Auto Unio. Comunque tutta la Germania abbiamo lavorato su alcune fabbriche, c'era la Trask, per esempio la Trask, che è una multinazionale oggi della produzione di macchinari per l'agricoltura, trattori, eccetera, che nasceva praticamente facendo attrezzi per l'agricoltura, ma durante la guerra produce anche quella automezzi militari, praticamente, dove pure c'erano gli italiani, ma nel caso della Trask è un discorso generale, riguarda anche il panettiere che aveva bisogno dell'aiutante, andava a Wehrmacht che deteneva questi militari, pagava qualcosa, si portava a casa il militare in modo che poteva avere il suo schioletto a disposizione. Naturalmente c'era un vero e proprio mercato del lavoro e questa forza lavoro era contesa, se la strappavano i tedeschi, litigavano fra di loro il ministro dell'aviazione che voleva parte di questa gente per aiutare, per metterli a servizio appunto della contraerea, tanto per dire, piuttosto che invece il ministro della produzione bellica, Albert Speer, che riuscì comunque a pilotare questi prigionieri fondamentalmente per l'industria bellica, per interessi quindi all'industria bellica. Il grande fatto naturalmente degli italiani è che, contrariamente a tutti gli altri prigionieri, gli altri schiavi che erano in Germania, a loro fu offerto comunque la possibilità di uscire dal campo, di uscire dall'aria, di uscire da questo triste destino in cui erano stati collocati. E il grande fatto fu che oltre 80% della truppa disse no. Ci fu qualche tensione maggiore tra gli ufficiali, ma la truppa fondamentalmente era separata completamente dagli ufficiali. Pensate un po' questa truppa, questi soldati, che erano quelli delle classi degli anni 20, cresciuti sotto il fascismo, fascismo in Italia nel 22, sono proprio quelle generazioni nate praticamente con la nascita del fascismo in Italia. Cresciuti nella scuola fascista che li educava a essere italiani proni, obbedienti e che come slogan era il libro del moschetto. Preparati quindi teoricamente alla guerra col sabato fascista, con le marcette, con le divise e quant'altro. Educati col paraocchi fino a quando avrebbero dovuto entrare in produzione, mandati in una guerra disastrosa. E dove però la guerra disastrosa se non altro ebbe in merito questa guerra disastrosa di aprire gli occhi avanti. Tant'è vero che poi messi di fronte alla scelta, chiamati nelle Upper Platz, chiamati nelle piazze per decidere se per essere convinti praticamente, chiamati nelle Upper Platz da ufficiali dell'esercito, del nuovo esercito di Mussolini e della Repubblica Sociale, che li interpellava e faceva vedere loro la possibilità appunto
uscire dal lager, di mangiare, quindi tornare in Italia, essere rivestiti, tirarsi via dalle condizioni igieniche e sanitarie in cui erano piombati, e quindi tornare a una vita normale, basta che decidessero comunque di vestire la divisa fascista. E il 70-80% di questi con bassa cultura, bassa istruzione, avevano fatto la terza, la quarta elementare, pochi, molto di più, e dissero tutti no, e decisero quindi il lager, lo fecero perché speravano che la guerra, pensavano che la guerra sarebbe finita presto, pensavano che la loro condizione non sarebbe durata in eterno, ma fondamentalmente comunque lo fecero per un motivo di grande dignità, lo fecero come spirito di gruppo, lo fecero perché i tedeschi non sopportavano i tedeschi, perché non c'era amicizia vera con l'esercito tedesco, perché erano tornati dalla Russia e raccontavano cos'era successo durante la ritirata, e poi anche l'atteggiamento stesso dei tedeschi nella loro fase della tortura non favorì certamente il rapporto tra i due eserciti. Quindi fu una scelta consapevole che pagarono a caro prezzo e costò appunto 20 mesi di grande sofferenza. La mostra cerca di... chiaramente la loro storia si può descrivere in base ad alcuni capitoli, le tappe che danno il titolo praticamente ai pannelli. E l'idea della mostra è stata quella di mettere a fuoco parte del materiale che cominciò ad arrivarci negli anni 2000, appunto all'inizio del 2000, quando saputo di questo risarcimento in Germania, decidemmo come piccolo istituto di occuparci di questa vicenda, accorgendoci subito, immediatamente, che in Italia se ne sapeva assolutamente niente, e soprattutto non sapeva niente nemmeno i nostri responsabili, i nostri governanti. Noi pensavamo che era indispensabile che gli italiani partecipassero alla elaborazione della legge, fossero presenti nel curatorio, che poi è una specie di comitato direttivo. I tedeschi hanno creato una fondazione per il risarcimento, in cui hanno chiamato rappresentanti dei vari paesi, ma non chiamavano nessuno per l'Italia. Né d'altronde l'Italia si faceva avanti per dire il momento, ma potevamo partecipare anche noi alla lavorazione di questa legge. Per cui non fu quasi una sorpresa il fatto che a un certo punto i tedeschi decisero comunque di escludere gli italiani dai benefici di questa legge di risarcimento. Legge di risarcimento che dava delle peggiori. A chi era stato in condizioni peggiori aveva 7.000 euro. 7.500, ma 7.500 euro per 20 mesi di sfruttamento a 10-12 ore al giorno e bastonate, che però insomma non fu concesso agli italiani. I tedeschi si inventarono addirittura una commissione a pagare il Ministero delle Finanze, perché poi tutto in Germania dipendeva dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Esteri, e i nostri rapporti di governo su questa questione non furono affidati al capo del governo, alla cultura, ma al Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri, che non ha mai avuto il vero scopo di andare a sollecitare la Germania su questa questione, preferendo la realpolitik dei rapporti commerciali con la Germania. Meno rompiamo le scatole alla Germania, meglio è. Questo è anche il Ministero degli Esteri italiani. Per cui questi reduci, tanti, teniamo conto che fecero domanda di risarcimento circa 130.000 ancora viventi, sia nell'anno 2000. 130.000 viventi che si videro sbattere la porta in faccia da una relazione fatta da questo
esperto di diritto internazionale che decise che gli italiani non avevano diritto perché erano stati prigionieri di guerra, quindi obbligati al lavoro. Noi eccepimmo che non era così, non solo noi, perché poi il minimo di fronte in Italia sorse in difesa loro, alcuni docenti universitari, l'associazione dei greci, una rappresentante della consulta, quindi cioè anche i magistrati di alto livello, gli stessi, i soliti storici tedeschi che denunciavano l'assurdità della decisione del loro governo di escludere gli italiani senza nessun diritto e senza nessuna vera motivazione, perché gli italiani prigionieri di guerra sì erano, però non erano stati trattati come prigionieri di guerra, tanto è vero che loro non conoscessero lo status di prigioniero di guerra. Lo status di prigioniero di guerra vuol dire che gli italiani sarebbero dovuti essere riconosciuti i benefici della Convenzione di Ginevra. Cosa voleva dire la Convenzione di Ginevra? Possibilità di scrivere, controlli periodici nei campi, controllo sull'alimentazione, tutto. E poi il divieto di utilizzare i prigionieri nelle fabbriche militari, perché i prigionieri francesi, inglesi, pure in Germania, nei lager, accanto a quelli degli italiani, ma ben separati, intanto ricevono i papi della Croce Rossa, eccetera, e poi non avevano questo obbligo di lavorare, non potevano essere impiegati nelle fabbriche militari. Gli italiani furono impiegati tutti, diciamo in grandissima parte delle fabbriche militari. Chi se la cavò meglio, chi andò in agricoltura, ma spesso in agricoltura per brevi periodi, giusto il periodo del raccolto, quando c'era bisogno di gente per tirare sulle patate e le barbabietole, se no poi li rimandavano in fabbrica da qualche altra parte. Chi stava peggio naturalmente da quelli in miniera, chi stava peggio era quelli che erano alti, giovani e forti, perché furono quelli che sopportarono meno il lager, sopravvissero di più le persone minute, le persone magre, le persone di piccole, cioè le persone, diciamo, i tipici italiani, bassi mentre chi aveva, chi era di 1,80 o 1,90 furono quelli che morirono più degli altri, che avevano bisogno di maggiori risorse alimentari, di maggiori calorie, e il lager, il lavoro forzato non concederò loro questo tipo di situazione. Una condizione quindi che si trascinò senz'altro fino a tutta l'estate del 44. Poi nell'estate del 44 qualcosa cambiò, ma ben poco comunque. Qualcosa cambiò, ma fu una necessità politica in qualche modo, fu un accordo con Mussolini che aveva dietro, che sentiva il respiro di questi 700.000, delle famiglie di questi 700.000 militari in Germania, che chiedevano comunque alla Repubblica Sociale conto di questi, diciamo, come la Repubblica di Mussolini che governava su, governava, per quello che i tedeschi gli consiglievano di fare, quindi governava molto poco, governava le truppe antipartigiane e giusto l'amministrazione locale, però non aveva nessun reale potere politico. La Repubblica Sociale di Mussolini era completamente al servizio dei nazisti, per cui come dire, non era una situazione in quel frangente, insomma arrivarono ad un accordo, Mussolini riuscì a costringere Hitler a un accordo e i generi militari furono trasformati in civili. Venne concesso un documento, non avevano il tiro spinato tolto dai lager, non avevano più la guardia fuori dal lager, però se volevano mangiare dovevano andare in fabbrica e dovevano, quindi comunque il lager rimaneva lo stesso, le baracche rimanevano lo stesso, il controllo era minore, non potevano però uscire dai confini del paese dove erano, la zona dove erano, non potevano tanto andare in giro. In ogni caso le loro condizioni non cambiano, comunque il percorso è sempre lo stesso, lager, fabbrica, in fabbrica si mangia poco, nel lager si mangia anche di meno, i comportamenti restano la stessa roba,
sono gli stessi che sgarra, rischia grosso. Ci sono nell'ultimo periodo delle stragi, che avvengono alcune in maniera inconsulta, come a Torpezzo, dove 150 italiani che non sono liberati, che vengono ricatturati, non so se fosse dentro a Berlino, tra tedeschi e russi, quindi c'è il cambio più volte di controllo del territorio, gli italiani vengono liberati dai russi, poi tornano i tedeschi, li riprendono e se ne portano in giro 150, che poi fanno trasportare le munizioni, in quanto poi si fermano nella radura e li tagliano. A Ives è un'altra strage, questa è pubblicamente sulla piazza del paese, con un grande bombardamento alleato, qualche militare che raccoglie qualche scatoletta rotta, sfuggita ai bombardamenti alla stazione, un vagone sventrato di alimenti. In Italia erano utilizzati spessissimo naturalmente per lo sbombare delle macerie, quindi però qualcuno trova la scatoletta, se la mette in tasca, la vede, perquisizione generale, sono circa un centinaio che sono indicati in fila uno per uno. Adesso tocca a te, quindi ti dirà il cappio al collo del tuo amico appena indicato, dove me lo metto al collo io. E questa è anche la storia, quindi è una storia comunque di violenze, di violenze qualche aiuto ai tedeschi, di padre che qualcosa hanno, sono tutte cose assolutamente personali, individuali, il ritorno a casa è ancora un'avventura, e gli italiani sono gli ultimi a tornare a casa, il nostro governo non ci va a prenderli, questi nuovi governi non vanno a prenderli, si muove un po' di più il Vaticano, vengono organizzati dei treni molto tardi durante l'estate, tantissimi sono già tornati a piedi, e a un certo punto già dalla fine di marzo, quindi ancora prima della liberazione, al Brennero cominciano ad arrivare questi prigionieri laceri che si sono liberati dai campi che man mano veniva liberato dall'esercito rosso, dagli americani, dagli inglesi, dall'altra parte. Tornano a casa e il loro capitolo mi scompare. In Italia c'è stata la resistenza, c'è la liberazione, ma non c'è spazio per questi ex soldati dell'esercito regio, guardati con sospetto dagli stessi partigiani, non avranno nessun beneficio particolare, a parte cose molto molto relative. Pensano di aver, sono convinti di aver fatto resistenza, perché comunque anche la loro è stata una resistenza non armata, ma è stata resistenza nel momento in cui hanno deciso di non arruolarsi e quindi hanno scontato il lager, però di questo sembra che non gliene frega niente a nessuno. E la loro vicenda scompare in quello che è il dopoguerra italiano. Fanno parte di quella generazione che comunque si rimboccherà le maniche e ricostruirà l'Italia in silenzio non potendo nemmeno comunicare più di tanto la loro terribile avventura, e non avendo appunto riconoscimenti pubblici verranno esclusi dalle leggi di risarcimento dell'Italia quando l'Italia e Germania si siederanno a un tavolo per decidere quali sono i debiti della Germania verso il nostro paese, ma questi prigionieri verranno dimenticati e quindi l'occasione degli anni 2000 è quella di tirar fuori le loro storie, noi scriviamo loro. Ricciotti, il nostro presidente, era abbastanza noto tanto da essere intervistato dalla Famiglia Cristiana o Cicente, così, che facevano grandi paginoni sul fatto che noi ci interessavamo di questa vicenda, dava il nostro numero di telefono, cominciavano ad arrivare telefonate da tutta Italia che dicevamo mandateci le vostre storie, cercheremo di farle pesare. Questa è una vertenza storica e anche economica.
nel senso che comunque il vostro diritto è qualcosa. Le fabbriche tedesche uscirono dalla guerra, si distruggono una parte, ma con fior fior di aiuti americani e soprattutto con i corsieri ancora pieni, perché le armi le vendevano a Reich, intanto ingressavano e poi si è scoperto che i soldi le vendevano in Svizzera e Reich non lo sapeva nemmeno. Quindi, come dire, era un diritto ottenere qualcosa da queste fabbriche, ottenere qualcosa che era quasi semplicemente il giusto corrispettivo per un nazi, meno del giusto corrispettivo per un lavoro che era stato loro estorto con la violenza. Tutto è andato a decadere, tutto si è concluso praticamente con una medaglia che viene concessa dietro richiesta delle famiglie. Non c'è stato nessun risarcimento, chi ha voluto cercare la via del risarcimento aperto a cause legali, se è il caso di questi ultimi due anni, anzi cause legali sono cominciate anche prima, però adesso c'è questa roba qua del PNRR che dà un risarcimento a chi però ha fatto cause legali che gli ha vinte. Dal punto di vista politico l'Italia non ha saputo difendere i suoi cittadini, e quello che garantisce ancora l'altro. Per cui la loro vicenda rimane un vulnus, è una ferita ancora aperta. Quello che possiamo fare noi è cercare di lavorare sulla memoria, perché comunque crediamo che in questa vicenda ci sia molto da imparare, perché abbiamo bisogno comunque di capire che, e di comprendere che in fondo il sacrificio di questi uomini che alla libertà dedicarono 20 mesi della loro vita e la dedicarono con coraggio, abnegazione e convinzione. Ringraziare Ernesto Banfi,
è stato sicuramente il motore che si è attivato ed è attivo ancora oggi, perché si arrivi a certi risultati e a certe cose che alla fine portano a questo risultato di conoscenza, perché il fine, l'ho già ribadito ieri al momento dell'inaugurazione della targa, il nostro fine di familiari degli IVI è quello di riportare un minimo, stante a tutto quello che è stato raccontato questa mattina, un minimo di ricordo, di memoria e di restituzione di dignità a tutte queste persone. Grazie a voi tutti. Questa mostra è la selezione di 450 memorie, perché abbiamo voluto fare raccontare ai protagonisti, come diceva Walter, dal 2000, negli anni 2000 alla fine, noi siamo stati assaliti da e abbiamo avuto i contatti con le persone. Questa storia non le troverete sui libri di storia, perché come sempre le storie, le vicende personali sono uniche. In questi contatti noi abbiamo avuto proprio un grosso lavoro, un grosso rapporto con i protagonisti, abbiamo voluto fare parlare loro, non fare il racconto derivato dagli studi, ma la verità, ed è fatta, e ci siamo dedicati particolarmente alla truppa, come diceva Walter, perché era non aveva mai raccontato. Perché qui sarebbe troppo lunga, comunque una delle cose da vedere anche nella mostra è la distinzione tra gli ufficiali e la truppa, perché la truppa è stata messa immediatamente al lavoro. Gli ufficiali vivevano anche loro nei lager, in lager separati dalla truppa, in condizioni miserevoli anche loro, ma costretti al lavoro solo nell'agosto del 44, quando tutti vengono trasformati in lavoratori civili. Quindi anche i percorsi sono diversi. Inoltre gli ufficiali, quando sono rientrati in Italia, proprio per erano fondamentalmente universitari, comunque persone di cultura, hanno fatto e hanno ricostruito la loro storia e facevano convegni. Della truppa non si sapeva niente, quindi la particolarità è la truppa, le loro parole, e soprattutto abbiamo voluto dedicare questo lavoro, perché è così ancora attuale, perché noi diciamo sempre non è solo un discorso di memoria, ma capire allora per leggere anche il presente, perché i temi sono gli stessi. Abbiamo dedicato particolare lavoro allo sfruttamento lavorativo. Cioè, preciso da fare. No, quello che volevamo mettere in evidenza è che tutte le deportazioni, i tedeschi man mano che occupavano i territori deportavano le popolazioni intere. Da noi è stata una cosa molto maschile, ma ci sono state anche le donne, abbiamo testimonianze delle donne nei lager, ci sono stati, qui oggi si è parlato molto dei militari, però ci sono stati gli antifascisti, i politici, gli scioperanti che sono finiti nel lager oltre ai militari. Per esempio nelle popolazioni dell'est, e soprattutto i russi, venivano deportate intere famiglie, dai ragazzi, Dio, maschio o femmina che fosse, non importava, dei 14-15 anni, perché uno dei paradigmi del nazismo è proprio l'occupazione del paese e il depredamento delle popolazioni portate nel Reich, perché servivano come manodopera, perché tutto l'impegno degli uomini tedeschi di qualsiasi età erano altrove. Quindi senza questi milioni di lavoratori anche la guerra avrebbe avuto un altro corso, come la guerra in Italia avrebbe avuto un altro corso, ci tengo sempre a precisarlo, se questi 700.000 militari fossero tornati a combattere a fianco dei nazifascisti, proviamo a immaginare cosa avrebbe potuto
potuto accadere. Quindi non solo un discorso, la guerra va a finire, eccetera, eccetera, ma fra le tante motivazioni che avevano era anche il rifiuto di combattere contro altri italiani. Quindi questa è una cosa, e rispetto alla Germania, senz'altro la Germania ha fatto i conti con la sua storia molto e molto di più di quanto facciamo noi. Ieri eravamo all'8 settembre, noi facciamo la cerimonia dell'8 settembre a una lapide di schiavi di Hitler che abbiamo fatto mettere 8-9 anni fa, non mi ricordo neanche più, dal comune di Como, vicino al monumento della resistenza europea, perché noi siamo anche, Como è città di pace, ha un monumento della resistenza europea e pochissimi lo sanno, facciamo una cerimonia, ma l'8 settembre è ancora una data scomoda per le istituzioni, però per noi è sempre importante perché è la cesura del cambiamento dell'Italia. Nel momento, da una parte c'è la cattura dell'esercito, perché i nazisti erano preparati all'armistizio, già dal 25 luglio, dopo l'arresto di Mussolini, con le loro truppe scendono in Italia, occupano il paese silenziosamente e l'8 settembre sono pronti, perché in giro di pochissimi giorni catturano l'esercito in Italia e all'estero. Mentre la risposta dei nostri governanti è stata il re e Badoglio e le altre cariche militari che se ne fuggono, fanno fuggire le loro famiglie che riparano in Svizzera e abbandonano il paese tutto. Per alcuni è la morte del paese. Invece voglio sempre ricordare che quella data, l'8 settembre, è, come diceva il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, la nascita della Repubblica, perché se da una parte ci sono questi catturati, nel paese nascerà poi la resistenza, e quando parliamo di resistenza, un'altra delle rivoluzioni grosse che è stato fatto nella nostra storiografia, si parla sempre di resistenza armata e si è parlato sempre dell'uomo. La storia delle donne è venuta fuori molto più recentemente, ma ancora, e c'è poco studio, sulla resistenza civile, cioè tutte quelle persone, anche sconosciute, che hanno aiutato le persone, hanno dato assistenza, hanno nascosto, hanno dato da mangiare, non solo alla resistenza, ma anche tutto ai fuggitivi. Ieri per esempio noi abbiamo raccontato, proprio perché siamo provincia di confine, tutto l'esodo e delle persone che si sono salvate di Svizzera grazie anche all'aiuto della popolazione. Quindi anche tutto il discorso della resistenza civile è un argomento ancora poco studiato. Ti interrompo per ricordare che l'anno scorso proprio, no, questo è tutto a tutti, abbiamo dedicato la giornata alla resistenza civile. Certo, noi tra l'altro, volevo precisare, abbiamo due siti, schiavidite.it, dove c'è tutta la storia dal 2000, quindi tutta la rivendicazione con la Germania. I pochi risarciti della Germania, decisionato con Walter, sono stati le persone che sono ritornati nei campi di sterminio, quindi su 130.000 persone si stimano fra i 2.500 e i 3.000 che hanno ricevuto indennizzo dalla Germania. L'altra cosa che volevo dire, la Germania sta lavorando molto, la mostra più grossa che c'è sugli internati militari, a cui abbiamo anche aderito noi, è in un lager in muratura, uno dei pochi lager in muratura che c'è a Berlino, nella località Schöneweide, tenuto dove ce l'hanno trovato delle scritte italiane. Io mi ricordo che già nel 2001 siamo andati a Bovino, loro è nata questa storia, e hanno fatto in questo lager che hanno poi comperato come end, una mossa sugli IMI, fatta anche con tanti documenti tedeschi, che se volete è una delle mosse più che in Italia, l'hanno fatta loro, dove ci sono, noi tra l'altro collaboriamo da tanti anni moltissimo con la Germania, anche perché in tutta questa attività uno dei grossi lavori che abbiamo fatto è stato raccogliere delle videotestimonianze. Premetto che noi non siamo finanziati da nessuno, che tutto il nostro lavoro di 24 anni ormai è totalmente gratuito, impegno personale, vi dico quotidiano, perché lo studiamo
non solo al locale, ma continuamente tutte, e comunque siamo presenti in Germania in vari musei e anche in questa mostra con delle videotestimonianze. E sulle donne l'anno scorso abbiamo presentato un progetto che si chiama Voci Femminili nel Pugno della Guerra Antifascista, che trovate sul sito schiavidite.org, dove potete anche vedere la nuova mostra aggiornata, sia in italiano che in inglese, che è stata ampliata con anche il contesto storico. L'altro appello che faccio, poi finisco, ho portato dei cataloghi, perché la mostra, adesso vi daremo le informazioni, però io consiglio sempre di leggere anche solo una frase rispetto a un pannello, o se no non si ha tempo, se questa qua se la leggete in 35. Però una frase sola di queste, perché abbiamo cercato di dare tante sfaccettature diverse, ci dà l'idea di quello che è quello che è successo. Poi abbiamo un catalogo della mostra, chi vuole, è la seconda mostra, quindi col contesto storico, chi vuole lo mettiamo disponibile, però chiediamo il contributo di 10 euro e sono le nostre entrate, sono il noleggio della mostra e il catalogo. Basta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.